Good morning, beautiful people, e bentornati sul mio canale per un nuovo episodio di Coffee Talk, il nostro appuntamento dove parliamo di comunicazione digitale, marketing e promozione di piccoli business, liberi professionisti, imprenditori. E, io sono Arianna Testi, se non mi conoscete, sono un holistic business strategist. Mi occupo appunto di aiutare queste figure professionali a comunicarsi in modo più consapevole e sostenibile per raggiungere i loro obiettivi di business. Nell'episodio di oggi parliamo di business offline e vendita online, che è qualcosa di un po' particolare. Perché il mio invito è quello per i business offline di proporre anche un prodotto, un servizio da vendere online. Perché è un business diversificato, quindi un business in cui le entrate entrano da più punti d'ingresso e non solamente da un'unica porta, è un business più sicuro. Durante la quarantena abbiamo visto il fatto che l'impossibilità per il cliente di raggiungere il punto vendita ha fatto sì che molti business locali offline non potessero fatturare, quindi si sono congelati, si sono fermati. Ma questo non succede solamente durante la quarantena, specialmente per i piccoli business e liberi professionisti, capita a volte di avere degli imprevisti, di ammalarsi e quindi di dover proprio bloccare la propria attività, se non si può contare su qualcun altro che la porti avanti. Questo è qualcosa che secondo me si può facilmente arginare andando ad introdurre un'offerta online che vada a sostenere appunto anche il nostro business offline. È sempre possibile questa cosa? No, non è sempre possibile, specialmente non nei termini di offro lo stesso servizio o prodotto che offro offline anche online. Per esempio, un centro estetico non può offrirvi la manicure via Skype, un fisioterapista non può offrirvi il suo trattamento e manipolazioni online. Quindi non è sempre possibile con una traslazione così automatica. Sono però convinta che con un po' di fantasia e con la giusta strategia, si possa effettivamente trovare una soluzione che vada ad aiutare molte delle realtà offline. Facciamo alcuni esempi. Immaginate un fruttivendolo che quindi ha il suo punto vendita dove offre frutta e verdura ai suoi clienti. Magari creare un e-commerce per la vendita di frutta e verdura non sarebbe molto efficace. Magari non verrebbe utilizzato, la logistica sarebbe troppo difficile da gestire. Quello che però magari potrebbe essere interessante sviluppare è l'offerta di una cassetta di frutta e verdura di stagione da consegnare settimanalmente, mensilmente o bimensilmente ai propri clienti che la possono acquistare una tantum o ancora meglio sotto abbonamento. Vedete che è la possibilità di convertire un prodotto che noi offriamo già all'interno del punto vendita, quindi di cui abbiamo già a disposizione, però in un formato che è appetibile per l'online e quindi andarsi a creare appunto una sorta di salvagente, di prodotto salvagente che se il punto vendita dovesse chiudere o ci fosse appunto l'impossibilità per il cliente di raggiungere il punto vendita, ha comunque un'offerta a cui fare riferimento. L'esempio che tutti di voi sicuramente conoscerete è quello del delivery, ma non solamente per ristoranti, fast food, eccetera, ma perché non anche per i bar, le gastronomie, negozi di pasta fresca, ok? Quindi dare la possibilità di acquistare i propri prodotti online sfruttando i servizi di delivery, possibilmente anche quelli già presenti sul mercato, quindi come Deliveroo, Just Eat, Glovo, e gli altri che non mi ricordo adesso perché a Ravenna non ce ne sono molti. Questi servizi sono già esistenti, ci permettono di non dover gestire tutta la parte logistica degli ordini, eccetera, ma di poter sfruttare anzi la visibilità degli utenti che già utilizzano le applicazioni e di offrire il nostro prodotto anche per l'asporto. Semplice ma efficace. Un altro esempio che va a prendere invece il caso dei professionisti che offrono dei servizi è quello magari di offrire o dei corsi online oppure dei servizi di consulenza a distanza, quindi magari Skype call, eccetera. Il fisioterapista, come abbiamo detto prima, non può offrire i suoi trattamenti via Skype, però magari potrebbe creare un corso di esercizi posturali da fare a casa.
questo sarebbe interessante per il suo pubblico e al tempo stesso è qualcosa che può vendere senza dover necessariamente fare lui lezione di volta in volta. Un esempio un po' più particolare, ma lì che appunto ci va il pizzico di fantasia e strategia, potrebbe essere quella di un bar che decide di introdurre la sua linea di prodotti, quindi magari marmellate, tè, biscotti, per andare appunto ad arricchire la sua offerta anche all'interno del punto vendita. Questi prodotti però possono essere venduti tranquillamente anche online con un servizio appunto di e-commerce. Quindi vediamo che le possibilità per creare un'offerta online anche per un business che è principalmente offline è possibile e anzi andrebbe esplorata. I modi per vendere online sono tantissimi, si può vendere appunto tramite e-commerce, tramite servizi di consulenza a distanza, tramite il delivery, tramite i corsi online. Si può arrivare fino a lavorare con le sponsorizzazioni se si è costruita una presenza online di valore. Mi immagino per esempio un cocktail bar che ha molta risonanza, specialmente sui social e sul suo sito web, e potrebbe iniziare a creare appunto delle recensioni dei vari liquori, dei vari componenti per fare i cocktail e ricevere delle sponsorizzazioni da queste case di produzione. Perché no? Ci sarebbe anche quella possibilità. Quindi vediamo come se ampliamo il nostro orizzonte di business e non ci facciamo, diciamo, bloccare da quelli che sono gli stereotipi del classico business offline, abbiamo veramente tantissime possibilità di costruire un business più sicuro, più stabile, ma un business che può crescere in tante direzioni diverse nel lungo periodo. E questo dà un grandissimo senso di padronanza e di poter veramente evolvere con la nostra attività. Io spero che questo piccolo video vi sia piaciuto. Questo era l'ultimo video dell'estate, poi ci rivediamo a settembre con altri contenuti, ovviamente. Se vi è piaciuto lasciate un thumbs up, mettete i vostri commenti qui sotto se avete delle domande o delle riflessioni che volete condividere con noi e altrimenti appunto ci vediamo a settembre. Ciao!